E dopo le notizie rientriamo in studio. Io sono in compagnia di Ugo Massimilla, segretario del circolo PD di Belvedere Marittimo. Benvenuto, segretario. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accolto il nostro invito. Allora, ci si prepara alla grande festa dell'unità il 7 e dal 7 in poi, quindi dal 7 al 10 settembre, tutti a Belvedere Marittimo, questo grande incontro che unisce ovviamente le file del PD. È così? Beh, intanto è un'occasione importante per Belvedere Marittimo, una bella cittadina del Tirreno che ha l'occasione anche di mettersi in mostra e di valorizzare le proprie bellezze. E l'altro obiettivo che si cerca di raggiungere è quello anche di parlare di stringenti temi di attualità, anche grazie alle personalità di spicco che saranno presenti dal 7 al 10 di settembre. Ecco, chi verrà? Il palinsesto è molto vario, cominceremo subito dal 7 con l'onorevole Richetti, portavoce della segreteria nazionale del Partito Democratico, insieme al Presidente del Consiglio Nicola Irto. Ci sarà il segretario nazionale dei Giovani Democratici, Zunino, ci sarà il ministro De Vincenti insieme al presidente Mario Oliverio, presidente della giunta regionale, e saranno presenti gli assessori regionali, i consiglieri regionali tutti, il segretario regionale che ha voluto anche fortemente che si facesse questa festa a Belvedere, festa dell'unità regionale e provinciale, possiamo dirlo perché poi dopo alla fine si è optato di unire, diciamo, i due eventi in un unico evento di questa portata, ecco. Allora, segretario, brevemente, lei accennava appunto che verranno trattati argomenti di totale attualità, il ruolo delle province nel riordino delle autonomie locali, nel programma che lei mi ha dato c'è anche accoglienza tra sicurezza e solidarietà, i patti per il sud, opportunità di crescita per i territori, tutti ovviamente temi che stanno a cuore, ovviamente, che soprattutto a cui bisogna dare concretezza. Brevemente, siamo in chiusura. Ma ritengo che questo, come ho già detto, è un'occasione importante. Il filo conduttore sarà sicuramente i giovani, perché noi abbiamo intitolato Un paese per giovani e dobbiamo anche, diciamo, far capire che la politica e quelle che sono le nuove strategie da qui a venire prevedono anche diciamo, delle opportunità per chi ha competenza e quindi riproporre in maniera forte la meritocrazia di persone che veramente oggi hanno da mostrare quello che valgono, e in Calabria più che mai. I patti per il sud, quindi tutto quello che può essere l'opportunità per far crescere la nostra Calabria. È importante poi sottolineare il ruolo poi che deve avere il Partito Democratico, non solo nell'ambito di questa festa regionale, nella regione, ma nella sfida che da qui a pochissimo si presterà poi dopo a giocarsela per le politiche che sono, diciamo, alle porte. E allora, segretario, ricordiamo l'appuntamento. Dal 7 al 10 di settembre a Belvedere Marittimo, nella zona di Capotirone, uno scorcio di mare e di natura che può essere, diciamo, anche apprezzato durante queste sere. Ci chiuderanno le sere quindi con ospiti importantissimi, ne ho già detti qualcuno e ne finisco con l'onorevole Malpezzi, responsabile scuola, il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Ferri, i presidenti delle province, Enzo Bruno, Franco Iacucci, gli altri consiglieri regionali, il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro, i parlamentari calabresi che saranno presenti, e si chiuderanno le serate non solo, diciamo, con dibattiti e confronti, ma anche, diciamo, con un programma che è aperto e quindi qualunque nostro dirigente del partito che sarà presente, qualunque altro iscritto potrà dire tranquillamente la sua con degli spazi che vorremmo poi predisporre durante la nostra kermesse, e si chiuderanno con degli spazi musicali la sera, Che sono immancabili, che sono immancabili e ovviamente, che quindi daranno anche un po' confronto, però anche un po' di sollievo dopo sollievo magari alle tante cose serate. da dire, tante cose su cui discutere. E allora grazie al segretario del circolo PD di Belvedere Marittimo, Ugo Massimilla, e noi ci vediamo più tardi. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi.